risultato sportivo, un salasso economico. Se il pallone italiano si è sgonfiato, anche la cassaforte federale rischia di asciugarsi un pochino per le inevitabili ricadute economiche che la debacle mondiale porta con sé. Lo 0-0 con gli svedesi pesa come un'onta sul prestigio sportivo della nazionale quattro volte campione del mondo, la sua assenza a Russia 2018 svaluta il prodotto televisivo, incide sui contratti e sulle royalties complessivamente per cifre superiori ai 100 milioni. Ma, garantisce al telefono con l'ANSA Luigi De Siervo, AD Infront, l'advisor della FIGC per i diritti TV e il merchandising, non ci sarà alcuna fuga. Tra gli sponsor c'è una grande amarezza, spiega il manager, ma anche orgoglio di far parte della famiglia azzurra. Lo sport insegna che si vince e si perde e la reazione degli sponsor in queste ore è estremamente responsabile. Tutti stanno confermando il proprio sostegno alla nazionale, aggiunge, e contiamo che sia così anche in futuro, perché è così che i grandi brand e i grandi gruppi concepiscono le partnership. Non ci si abbatte nel giorno della sconfitta. Chiaramente questo è uno scenario che nessuno aveva preventivato, ma né noi, né gli sponsor faremo mancare il sostegno a una nazionale che ha vinto quattro volte il mondiale. Ovvio che ora scatti qualche difficoltà, visto che i contratti che stavamo studiando e progettando per la Russia adesso verranno meno, così come i bonus per la qualificazione. Tuttavia, puntualizza De Siervo, non abbiamo alcuno sponsor che abbia cavalcato l'eliminazione per rompere i rapporti. Gli sponsor della nazionale sono leali e capiscono il valore di quello che vuol dire stare vicino alla nazionale. Nessuno in queste ore ha fatto mancare il proprio sostegno e confermato l'impegno per la nazionale italiana. Oggi la nazionale azzurra può contare su quattro main sponsor, Puma, Poste, Fiat Team, più altri quattro premium sponsor, Lete, Lidl, Intralot, San Carlo, un luxury partner Ermaeno Scervino, 10 official partner Nutella, Frecciarossa, Fassi, Suisse, Radio Italia, Corriere dello Sport, Costa d'Oro, Goleador, Magniflex, Dixan e due technical supplier Sixtus e Tecnogin. Totale, 22 sponsor che garantiscono entrate per 43 milioni l'anno. Va da sé che senza la vetrina russa alcuni contratti saranno difficili da rinnovare alle stesse condizioni nel quadriennio che porta al mondiale in Qatar nel 2022. Anche qui con un distinguo, con i grandi nomi che avranno meno ricadute dalla clamorosa eliminazione data la loro grande riconoscibilità e i brand più piccoli che inevitabilmente invece ne risentiranno, visto che non avranno il ritorno pubblicitario sperato a Russia 2018. Ogni decisione sulla futura sponsorizzazione sarà presa una volta scaduto il contratto esistente, ma non sarà certo una partita a pesare sulla decisione, fanno sapere dall'ENI secondo cui sponsorizzare la nazionale è innanzitutto condivisione di valori. Non mettiamo in discussione la nostra partnership, sia nel bene che nel male, aggiungono fonti della team. Lo sponsor tecnico Puma garantisce ogni anno 18,7 milioni. Il contratto è blindato dal momento che scade nel 2022 e l'unica ricaduta certa saranno i mancati introiti delle royalties che l'azienda tedesca riconosce alla federazione per le magliette vendute durante i grandi eventi sportivi. Nel 2018 scadranno però tre sponsorizzazioni di peso come Poste, Fiat ed Eni. Nelle trattative di rinnovo peserà anche la debacle di ieri sera. Ma il ruolo istituzionale degli sponsor storici delle nazionali non dovrebbe essere messo in dubbio, poiché il brand azzurro viene considerato un valore di per sé, indipendentemente dal fallimento di oggi.